Dobar dan, poštovani gledatelji, u specijalnom izdanju emisije Riječ i život. Umjesto u Zagrebačkom studiju nalazimo se u sjedištu apostolske nuncijature, gdje povodom 30. obljetnice Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske razgovaram s njegovom ekscelencijom, monsignorom Đorđom Lingom, apostolskim nuncijem u našoj zemlji. Monsignore Lingua, hvala što ste nas primili, dobar dan i želim vam sve najbolje u ovoj godini. Dobar dan. 30 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske za nas je velika obljetnica. Kako ocjenjujete odnose između Svete Stolice i Republike Hrvatske? In una parola je molto semplice rispondere. Sono buoni i rapporti. Nella realtà è ovvio che bisogna vedere le cose in modo più complesso, ma per cui diventa difficile dare una valutazione obiettiva. Però mi sembra che devono parlare i fatti e i fatti dicono che so, si è fatto tanto cammino in soltanto 30 anni, anche se non sono solo 30 anni perché già prima eh, la Santa Sede aveva un riconoscimento e una, un affetto per la, per la Croazia, sapeva. Di questa nazione ovviamente c'erano diversi eh, croati che lavoravano anche eh, all'interno della, della Santa Sede ancora prima di questi 30 anni. Questi 30 anni eh, possiamo vedere un cammino, un cammino che è stato subito partito, direi velocemente, con la firma di tre importanti accordi e, e subito dopo un quarto accordo. Sono stati momenti in cui ci sono state visite eh, di capi di Stato al Vaticano e addirittura quattro visite di papi in Croazia tra di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, così come diversi altri capi di Castero sono venuti per eh, varie occasioni eh, testimoniando che c'è un, un legame forte tra la Croazia e la Santa Sede. E mi sembra che stiano camminando bene. Mio compito e la mia sogno è quello di farli camminare sempre Diplomacija diplomacija Svete Stolice je vrlo rano, već u listopadu 1991. objavila da radi na međunarodnom priznanju Republike Hrvatske. Zatim je to učinila u siječnju, 13. siječnja 1992. ispred Zemalja poput Njemačke, Italije, Francuske. Perché è Sveta Stolizza presa la vodstvo in questo processo? Ecco, io credo che ci sia molta gente qui in Croazia più uh, competente e esperta di me per dire come la Santa Sede si è mossa in quegli anni e il ruolo che ha giocato. Però una cosa è evidente che il Papa Giovanni Paolo II ha avuto un ruolo significativo. Basta vedere, basta ascoltare, rivedere quello che lui ha detto, ad esempio, quattro giorni dopo la proclamazione di indipendenza della Croazia il 25 giugno del 91. Nel 29 giugno, cioè quattro giorni dopo, quando ancora la Croazia era in ricerca di un riconoscimento, eh, Papa Giovanni Paolo II, dall'Angelos, diceva queste parole. Ripeto ancora una volta che non si possono e non si debbono soffocare con la forza i diritti e le legittime aspirazioni dei popoli. E desidero così incoraggiare tutte quelle iniziative intese a ricercare soluzioni giuste, le uniche che possono garantire la pace e una convivenza fraterna tra i popoli. Ecco, subito il Papa ha capito che non c'era altra via d'uscita, che per. Evitare guai peggiori occorreva il riconoscimento. È molto significativo quanto dirà ancora eh, l'11 gennaio di 30 anni fa, del 1992, parlando questa volta al corpo diplomatico, dice: Vi è familiare la posizione della Santa Sede sul riconoscimento degli stati nuovamente sorti dalla congiuntura europea. Mi limiterò oggi a sottolineare che i popoli hanno il diritto di scegliere il loro modo di pensare e di vivere insieme. Spetta ad essi dotarsi dei mezzi che consentano loro di realizzare le proprie aspirazioni legittime, liberamente e democraticamente determinate. Ecco, questi sono i principi che hanno fatto sì che il Papa Giovanni Paolo II e la Santa Sede. A, a questo, questa inicijativa del popolo croato di indipendenza. Jedna od stvari koja je obilježila ovih 30 godina je beatifikacija, a zatim i čekanje na kanonizaciju Alojzija Stepinca. Proces je zaustavila treća strana, Srpska pravoslavna crkva. Je li to uteg u odnosima Svete stolice i Hrvatske? Beh, certamente ha influito nei rapporti tra la Corazza e la Santa Sede, ma io credo che il Signore si serve di tutto, anche delle nostre debolezze, si serve delle nostre mancanze per portare avanti i Suoi piani, che noi non conosciamo. E penso che la figura del, del Beato Stepinaz debba emergere come colui che ha avuto una grande fedeltà a Roma. Non si può essere devoti del beato Stepinaz se non si è devoti del Papa. Questo mi sembra che venga fuori in, questa, uh, in questo disagio che si sperimenta, ma che senza dubbio uh, porterà i suoi frutti. Questo può avere uh, condizionato i rapporti fra il popolo croato più che le istituzioni con la Santa Sede. E io lo vedo questo come una sfida. Mi sono detto il mio compito è quello di far sì che Papa Francesco ami il popolo croato come lo amava Giovanni Paolo II e che il popolo croato ami Papa Francesco come amava Giovanni Paolo II. Ecco, questa è la sfida immensa che è davanti a me e che sono certo, beh, diciamo non sono certo, ma difficilmente raggiungerò, ma è il mio obiettivo e quindi lo affido allo Spirito Santo e all'intercessione del Beato. U propovjedi na Stepinčevo prošle godine rekli ste kako se može usporediti ljubav koju hrvatski narod osjeća prema Stepincu, sa ljubavlju koju primjerice Salazijanci osjećaju prema Ivanu Bosku, Fra Franjevci prema Svetome Franji ili uh, Isusovci prema Svetom Ignaciju. Jeste li prenijeli papi Franji taj uh, vaš dojam? Si. Si, je dodeto. dopo questa celebrazione avevo proprio la visita a Roma i superiori, ho incontrato santo padre e gli ho detto subito che... avevo detto queste cose, lui mi ha detto, bene, incoraggia, il, già lo possono, eh, lo possono venerare perché è già beato, quindi localmente non c'è distinzione fra, eh, fra la beatificazione e la canonizzazione. Certo, lui sa che il popolo creato si aspetta la canonizzazione, però lui ha delle, è prudente, ecco, io sento che lui non può andare contro una sua coscienza che gli chiede di guardare a tutti i fratelli, eh, nell'ottica del buon pastore. U Hrvatskoj se ponekad stječe dojam da nam Papa Franjo nije sklon. I tu prvenstveno mislim baš na tu situaciju što se tiče kanonizacije. Nekad se čini da se da prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi čini neke ustupke. Što vi mislite o tome? Io credo che ci sono delle priorità. E per me Come diceva anche Papa Benedetto XVI, la priorità è l'unità dei cristiani. Perché Gesù è venuto? Per salvare il mondo. Gesù ha lasciato un suo sogno perché il mondo creda. Questa è l'ultima sua preghiera, che tutti siano uno perché il mondo creda. Ora noi non possiamo sognare altro di quello che sogna Gesù. E' per questo ci dico delle priorità. Questa è la prima cosa che dobbiamo, su cui dobbiamo concentrarci. Pensare che noi non possiamo trasmettere la nostra fede al mondo finché siamo divisi. Ora, è certo che i Santi possono intercedere e quindi ben vengano le canonizzazioni, ma io sono sicuro che eh, il Beato Stepinaz sarebbe contento. di rinunciare alla sua kanonizzazione purché ci sia l'unità nella Chiesa. 30 godina nakon priznanja, okolnosti su se promijenile u Hrvatskoj. Hrvatska je ušla u Europsku uniju, govori se o uvođenju eura, demografski padamo, prošli smo gospodarske krize, sada smo u pandemiji. Zbog svega toga, ali i zbog određene netrpeljivosti koju prema crkvi ima određena manjina u Hrvatskoj, često se kroz javnost spominje uh, revizija vatikanskih ugovora. I sami ste to malo već spomenuli da su oni bitni dio ovih odnosa. Dođe li do zahtjeva sa hrvatske strane uh, za revizijom? Je li Sveta Stolica spremna na taj korak? Podsjećam, tali uguali su uh, italiani 80-tatti guadagnami e a spagnoli 70 -tih. Ma certo, gli accordi non sono materia di dogma, quindi si possono uh, sempre uh, cambiare. Ci sono degli, dei meccanismi che sono previsti dagli accordi stessi quando cambiano le, uh, le situazioni che si possono rivedere. Certo, bisogna rispettarli, questo è importante. E, e poi non si possono cambiare unilateralmente, perché sono raccordi, accordi internazionali fra due entità che hanno lo stesso valore. Non sono un accordo fra il governo croato e la chiesa locale croata, sono accordi fra il governo, cioè lo Stato croato e la Santa Sede. Quindi quando ci sorgono delle, eh, le situazioni cambiano, sorgono dei problemi, allora ci si siede e si vede se si possono cambiare dove bisogna modificarli cosa ecco però io credo che bisogna capire una cosa perché a volte si, mh, si criticano gli accordi ma senza domandarsi che senso hanno gli accordi perché sono stati fatti gli accordi sono fatti per evitare strumentalizzazione. Questa è la cosa più importante da ricordare. Penso: se non ci fossero accordi, eh, a ogni votazione. Il politico andrebbe in piazza e dicendo, dicendo ecco qui davanti alla chiesa avete bisogno di un bel parcheggio, se mi votate io vi faccio il parcheggio, oppure guardate questo campanile che sta cadendo, se mi votate io faccio il campanile. E allora il prete nella parrocchia comincia a dire ecco votate quello lì perché lui ci, ci aiuterà e allora questo sarebbe una strumentalizzazione una strumentalizzazione dello Stato a favore della Chiesa e della Chiesa a favore dello Stato. Gli accordi servono proprio per evitare strumentalizzazioni, perché ci siano le cose chiare, patti chiari, amicizie lunghe, si dice in italiano. Quindi eh, ecco, la funzione degli accordi è quella di ev evitare che eh, si strumentalizzi o la Chiesa o lo Stato. E poi, eh, sì, ci sono altri, altre questioni che, che si, vanno, si dovranno vedere eh, di volta in volta, ma generalmente io credo che non bisogna avere fretta perché mi sembra che funzionino e che siano... E poi quello che mi tranquillizza è il fatto che anche coloro che non rientrano in questi accordi, cioè i non cattolici, mi hanno detto varie volte che sono contenti perché questi accordi hanno beneficiato anche loro. E quindi ecco, lo Stato non è che fa eh, delle preferenze, e gli accordi non sono dei privilegi, sono, eh, sono fatti proprio per eh, evitare che ci siano dei privilegi, quando si sa esattamente quello che uno può fare o quello che uno non può fare. Questa è la funzione di un accordo e quindi. non sono preoccupato per il futuro di questi accordi. Postoje i unutar katoličke crkve u Hrvatskoj pojedinci koji smatraju da je sama crkva da se previše odvojila od naroda i tvrde da su dijelom razlog tome i neke stavke ovih ugovora. Što vi mislite? Forse non capisco bene la, problematika. problematica. Io credo che Il ruolo della Chiesa non è quello di rispettare degli accordi, ma di portare la gente a Gesù Cristo, questa è la preoccupazione, prima eh, la mia preoccupazione è principale è piuttosto il come trasmettere la fede alle giovani generazioni. Questo è essenziale, questo deve essere la priorità. nella Chiesa uh, come dire Cristo ai giovani di oggi perché se noi non riusciamo a trasmettere la fede non avremo futuro non servono accordi se non c'è la fede questa è la priorità Spomenuli ste ranije Ivana Pavla II i njegov trag u Hrvatskoj on je dao velik doprinos međunarodnom priznanju um, i on zauzima posebno mjesto u povijesti uh, Hrvatske. Primjeću li, primjećujete li i danas njegove tragove u Hrvatskoj? Svi. Ci sono delle tracce, eh, diciamo, evidenti, perché eh, basta vedere i quadri, anche qui ne abbiamo eh, le statue che ricordano il suo passaggio, i musei che sono stati fatti in suo onore per ricordare le sue... Eh, Il suo passaggio non bisogna dimenticare, poi che è eh, una cosa simbolica, che il centesimo viaggio all'estero di Giovanni Paolo II era proprio in Croazia. No? E molti ricordano l'affetto del Papa, come dicevo prima, eh, per me è forse il Papa che è stato più amato nella storia di, della Croazia, per questo la mia ambizione è quella di far sì che tutti i papi che verranno dopo siano amati come Giovanni Paolo II. E, e poi eh, basta pensare anche ai suoi discorsi, no? eh, quello che lui ha detto. Il primo discorso che lui ha fatto a dei croati, la prima volta che ha, ha usato, ha detto la parola Croazia, l'ha legata a un binomio, sempre fedele. E questo mi ha colpito, no? lui aveva la coscienza. E poi lui sentiva, si sentiva come una missione, no? perché lui parlava... Varie volte della Croazia Bianca, no? dice: Penso che i croati provengano dalla Croazia Bianca che si trova vicino a Cracovia, della mia regione. No? E allora, quando è venuto qui a, a Zagabria, per, in occasione mi pare del novecentesimo anniversario della, della fondazione della diocesi, era il primo viaggio in Croazia, quindi dopo il comunismo, il primo papa che arrivava, una un desiderio grande di poter stare qui e, e proprio eh, in quell'occasione lui ha detto come di sentiva la missione di chiudere il cerchio, no? il papa polacco che ritorna, che viene qui a Zagabria per confermare questi fedeli e quindi era qualcosa di emozionante, no? di capire come lui sentiva un legame particolare e una missione per eh, come ringraziare la Croazia per la fedeltà alla Chiesa che ha, avuto da, dai tempi. Prošle godine dobili smo četiri nova biskupa, dvojica djeluju u Hrvatskoj, a dvojica u krajevima u kojima su Hrvati manjine, u Vojvodini i u Crnoj gori. Riječ je o svećenicima s iskustvom Karitasa, misija župnog i uh, bračnog pastorala. Što se od njih očekuje? Beh, che puzzino di pecore, come dice Papa Francesco, cioè il pastore è quello che sente l'odore delle pecore, non che va dietro le pecore, ma perché le pecore vanno dietro a lui. Quindi io eh, mi aspetto che, che siano fedeli a Gesù Cristo e che siano vicini al popolo, eh, che diano speranza, ecco, questo è importante, no? che eh, siano gente umile questo è fondamentale perché possano essere riferimento, ecco, che non debbano eh, avere contrasti o con il popolo, ma eh, lo sappiano guidare come il buon pastore. in Europa e La crisi dei migranti è un fenomeno mondiale di proporzioni eccezionali che è preoccupante e diventerà sempre più preoccupante perché, perché fa riflettere ad esempio che in un anno come il passato no, dove c'era la pandemia e tutte le spese dei governi sono state ridotte per concentrarsi sul, su questo, le uniche spese che sono aumentate sono le spese militari delle armi. E dico, come si potrà costruire un mondo in pace se prolificano le armi? E le armi sono quelle, le bombe sono quelle che creano, eh, che spingono la gente ad andarsene. Ho visto troppa gente eh, soffrire quando ero in Iraq perché per il terrorismo, dico ma come possiamo dire fermatevi qui e allora dove vanno? No, in Europa non si può, ma quindi e perché gli altri dovrebbero accettarli se no? E quindi il problema è molto complesso. La posizione della Croazia io credo che sia molto legata al, oramai alla posizione europea che, che non può fare una politica indipendente, no? per cui... Eh, eh, poi cioè, non si può pensare che la Croazia possa risolvere il problema da sola, ovviamente. E questo è il grande eh, limite, il grande problema dei paesi che hanno un grande eh, confine, no? eh, tipo Croazia, Grecia, Italia, no? per cui è, è facile quando uno è, è lontano dire proteggete che non entrino. Eh, però quando sei qui è chiaro che... Ma d'altra parte eh, io credo che vanno rispettati i diritti umani prima di tutto, perché non possiamo eh, predicare i diritti umani se non li rispettiamo. E non so se sempre si rispettano i diritti umani delle persone che sono arrivati a mani nude cercando libertà. Ecco, quanti eh, morti nel, nel mar Mediterraneo in questi anni? Sono gente che sogna la libertà. Noi stiamo celebrando i 30 anni di indipendenza e stiamo celebrando in tanti, eh, tanti momenti coloro che hanno dato la vita per l'indipendenza. C'è il santuario qui, la Madonna della Madre della Libertà, con tutti i nomi di coloro che sono morti per la libertà. Ma questi anche stanno cercando la libertà e muoiono nel Mediterraneo, dimenticati da tutti. Allora, sono problemi grossi che ci devono... perlomeno, perlomeno inquietare. Završio bih s pitanjem o pandemiji koja je izazvala u Hrvatskoj, ali u svim zemljama svijeta mnogo podjela. Kako gledate na te podjele? Sinceramente mi fanno un po ridere. <laughs> Perché c'è una volta i cristiani litigavano Per il dogma della Trinità sulla verginità di Maria e adesso litigano sul vaccino. Dico, ma siamo caduti in basso no? e dico che credo che siano cose veramente. Eh, tutti diventano degli esperti, no? Ma un, un po' di umiltà, anche qui ci vuole umiltà. Se c'è umiltà, un po' di buonsenso, allora eh, si sa anche fidarsi di coloro che. che che ci guidano. Io innanzitutto mi fido del Papa e credo che lui a, abbia fatto delle scelte consultando degli esperti, che non sia andato ad ascoltare eh, l'ultimo arrivato che è andato all'udienza gli ha detto guarda che bisogna prendere questa roba, questa medicina. E allora un po' di umiltà eh, credo che relativizzerebbe un po' questa tensione che si è creata in seguito a, a punti di vista diversi. Perché bisogna tenere conto che nessuno si aspettava una cosa del genere a livello mondiale in così poco tempo. E quindi è chiaro che si possono essere fatti degli errori, degli errori nel, nel, nei provvedimenti, nella metodologia, sul che cosa fare. Si siamo trovati impreparati e quindi l'umiltà ci aiuta ad accettare gli sbagli ma non drammatizzare. Monsignore, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam ugodan ostatak e, i uspješnu godinu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Do idućeg petka. Doviđenja.